aspetta. Sì. Ci penso io, va. Prego. Dopo tanta acqua. Allora, salve a tutti, sono Maurizio Picen e insegno a Capodiponte, paese delle incisioni rupestri. Queste due montagne qua si trovano una a destra e una a sinistra del paese e in mezzo ci sono appunto le incisioni rupestri. Questo perché i comuni, gli antichi comuni, hanno visto in queste ombre e in questa est e questa ovest, questo movimento del sole, come lo spirito della montagna. Secondo me gli incisori rupestri sono il primo esempio di coding, per esempio di informazione a blocchi. A parte questo preambolo, devo dire che io nella mia scuola adotto molto la didattica digitale. Faccio usare i BIOT, smartphone, tablet e roba del genere. All'inizio ho avuto una resistenza da parte sia dei colleghi, del preside in assoluto, e anche dei genitori, però già verso la fine del primo anno che abbiamo adottato questa strategia, almeno i genitori hanno cominciato a ricredersi e adesso mi stanno dando grosse soddisfazioni, anche perché sono in aumento delle azioni per permettere di raccogliere soldi con feste, lotterie, eccetera, per dotare la scuola di tablet individuali dei ragazzi. Questo mi fa molto piacere perché è uno stimolo che, diciamo così, sta portando dei frutti. Vedo anche nei miei colleghi che c'è un ricredersi, tanto è vero che ero partito io 3 anni fa da solo e adesso sono già 15 di insegnanti che mi dicono dacci delle indicazioni, ci troviamo e roba del genere. Certo, siamo all'inizio, questo sicuramente, però l'importante è dare un segnale, dare, diciamo così, un input. Grazie. Prego.